Allora, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi un video che non ho mai fatto sul canale, cioè un video unboxing. Proprio in generale gli unboxing io non ne faccio sul canale, non so perché in realtà, però probabilmente perché non compro mai su internet e quindi, o comunque raramente, quindi ovviamente le cose le compro già in negozio e quindi sono già scartate. Questa volta invece questa cosa appunto mi è arrivata e la sono andata a prendere io, ora vi spiego un po' meglio come funziona e volevo assolutamente aprirla in camera con voi perché, come vi dico sempre, come vi dico anche sul mio account insomma di Mea, gran parte di la bellezza di acquistare in questi posti, anche ovviamente a causa del loro prezzo elevato in certe circostanze, è proprio l'esperienza che ne viene fuori. Quindi di questa cosa che ho comprato non è solo bello l'oggetto in sé, ma anche l'esperienza che si vive aprendo il pacco, vedendo cosa c'è dentro, eccetera. A me personalmente questi video fatti dagli americani mi fanno venire proprio i brividi lungo la schiena, un po' di sonnolenza, relax, insomma, sono video che per quanto sciocchi, futili, assolutamente mi rilassano molto. Quindi ho cercato una postazione anche bianca in modo tale che facesse pandan con insomma l'arancione di Louis Vuitton e questo blu sparaflesciato che ha. Allora, dovete sapere che un po' di tempo fa mi è venuta in mente l'idea di comprare una nuova agenda, tanto per cambiare, io sono una fissata con l'agenda, lo sapete, quindi partiamo da questo presupposto che sì, sono una fissata, ognuno è fissato con le proprie cose, chi colleziona francobolli, chi trucchi, chi borse, chi è. Io sono particolarmente fissata con le agende e volevo un'agenda piccolina da poter mettere in borsa e che fosse, diciamo, duratura nel tempo, cioè che non fosse un'agenda del tipo che finiti 12 mesi la buttassi, quindi di carta semplice. Ne volevo una, diciamo, più strutturata che appunto potessi portare avanti nel tempo, però piccola, perché la Filofax che io, ed è l'unica agenda che ho di quel tipo ad anelli, è molto pesante, tipo grossa così. Quindi ne volevo un po' più piccolina e ho scoperto che da Louis Vuitton ce n'è, cioè non è che ho scoperto, lo sapevo già, ma diciamo ho valutato l'acquisto di quella di Louis Vuitton che adesso vedrete. Ci sono diversi formati, ce ne sono tre, io ho preso la più piccola, ma comunque di quello ve ne parlerò poi. Dovete sapere che era sold out ovunque, in tutta Italia. Io l'ho cercata per settimane, settimane e settimane, anche prima di Natale non c'era. Al che l'ho ordinata, diciamo, su internet, ci ha messo ad arrivare una settimana circa. E l'ho fatta arrivare direttamente in negozio perché ovviamente non mi fidavo a farla arrivare a casa o in uffici vari e poi lo sono andata appunto a ritirare lì. Bando alle ciance, vi faccio vedere cosa c'è dentro. Perdonate se diciamo l'inquadratura non è perfetta, ma questa cosa è molto larga e non sapevo come mettermi in altro modo. Allora, vabbè, commentiamo innanzitutto la busta che vabbè, già solo questo è un pezzo praticamente da collezione. Vi dico, i colori sono, per quanto originali e strani, nel senso che l'arancione e il blu non è che siano proprio un'accoppiata vincente, la maggior parte delle volte in questo caso è pazzesco. Passo subito con farvi vedere cosa c'era dentro. Allora, considerate che io non ho utilizzato niente, cioè è un unboxing nel vero senso della parola. Io sono tornata a casa con questo pacco ieri sera perché lo sono andata a ritirare ieri sera in negozio e non l'ho ancora aperto, cioè da ieri sera impacchettato. Immaginate quanto io vi voglia bene per aver resistito un giorno senza utilizzarla e aver sprecato un giorno dell'agenda. Comunque, allora vi tiro fuori tutto. Ripeto, è proprio come me l'ha data ieri il commesso al negozio. Allora, dentro ci sono queste che so già cosa sono. Sono le garanzie, quindi un po' impegnative, un po' importanti, un po' grandi, però semplicemente delle garanzie, quindi le metto là, non le apriamo ovviamente. E poi dentro ci sono questi due mini pacchettini, in modo tale che prova ad allevare la busta che effettivamente è un po' ingombrante. Ok, adesso prima di vederli vi zoomo un pochino. Ok, questi sono i due pacchetti, diciamo, che ho trovato all'interno. Qui c'è l'agenda e qui ci sono i foglietti. Allora, quindi iniziamo aprendo l'agenda. Allora, la cosa più bella di queste scatole è come si aprono, perché sembrano dei mini cassetti. Avete presente quelli che comprate tipo da risparmio casa, no? In plastica, solo che questo appunto è in questa carta molto pesante. Andiamo subito ad aprire con calma, perché questi video gli americani li fanno con calma e io sto cercando di cimentarmi in questa cosa. Allora, apriamo. Già, super bellezza, la giriamo. Ok, vediamo cosa c'è dentro. Allora, dentro c'è questo qui che se non erro dovrebbe essere un bigliettino perché nel caso in cui sia un regalo. Sì, mi ricordavo bene, nel caso in cui sia un regalo, qui potete fare una dedica, scriverci qualcosina e poi lo potete rimettere nel proprio, diciamo, astuccetto, che in questo caso è appunto questa, diciamo, mini bustina Louis Vuitton. E poi c'è questo fiocco che immagino, perché onestamente non l'ho mai visto sopra, immagino sia se è un regalo, potete farci una confezione, un fiocco carino, insomma, fa la sua figura anche per
perché è tutto brandizzato, bianco, molto elegante, d'oro. Mettiamo questa su e iniziamo ad aprire. Allora, innanzitutto questa è la classica bustina che hanno tutte le borse, i portafogli, tutti gli oggetti di Louis Vuitton sono all'interno di questa sacca che poi chiaramente aumenta di dimensione in base a quello che c'è all'interno. Si apre in questo modo, ok? E siete pronti? Secondo me non siete pronti. Vediamo, ok. Non si vede ancora nulla perché non è trasparente. Vediamo se indovinate. Qui sotto il modello ve l'ho detto, ho preso la più piccola che c'era, perché ce n'è poi. Questa vedete è proprio piccolissima, non so che misura sia. Poi c'è quella classica che è una media, fate conto, è tipo una 5. E poi c'è quella grande che invece è proprio da tavola, che non ve la potete portare da nessuna parte perché peserà 2 quintali. Fermate il video e indovinate qui sotto, secondo voi di quale fantasia l'ho presa. Vi lascio 3 secondi. 3, 2. Uno. Eccola, qui. L'ho presa classica, se avete scritto classica avete indovinato. C'è in diverse fantasie, se non erro tutte quelle di cui sono anche disponibili le borse, quindi c'è in Damier che è quella lì tutta, questa è quella monogram, quindi la classica, poi c'è la Damier di cui ho il bauletto con tutti i quadratini di marroni diversi, poi c'è sempre la Damier ma colore bianco e poi forse mi pare c'è tutta nera in pelle, non mi pare. Quindi è fatta in questo modo, come potete vedere, vi faccio vedere rispetto alla mia mano, è proprio della grandezza della mia mano, quindi è sufficientemente secondo me grande per essere un'agenda utile, quindi non un'agenda piccoletta così che uno non ci scrive niente, ma non è eccessivamente grande, secondo me questa è proprio una misura perfetta. Al bottoncino, vabbè, dietro è identica, qui al bottoncino tutto ovviamente brandizzato come sempre, l'andiamo ad aprire, ok? E questo è quello che ci troviamo davanti. Allora, vi faccio una parentesi. Qua vedete già i fogli che in realtà sono qui dentro perché quando la sono andata a ritirare in negozio, il commesso molto gentile mi fa: "Senti, vuoi che li mettiamo insieme almeno la prima volta così capisci come funziona?" Anche se non che ci fosse molto da capire. Però gli ho detto sì, mi è sembrato molto gentile, quindi appunto li abbiamo già inseriti, però gli altri poi li andremo a vedere. Insomma, della serie non l'ho inserito io a casa da sola, ero seria quando ho detto che non ho più aperto niente da ieri in negozio. Vabbè, allora dentro diciamo che quello che mi colpisce è che sembra un portafoglio, perché come potete vedere ha qui il posto per le carte, vedete, ha tutti questi insomma parti tagliuzzate, qui ha una taschina e la taschina c'è anche qui dietro, poi vi faccio vedere cosa ci ho messo qui, ce li ho messi in negozio, vi ripeto, non a casa, vedete c'è una taschina anche qui, come potete vedere qui c'è anche, diciamo l'ho fatta anche come dirvi incidere. Beh, in realtà non è incidere perché non so qual è la tecnica, penso sia pressato sopra. Come sapete, se non lo sapete, ve lo dico io, tutti i prodotti Louis Vuitton sono possibili, è possibile personalizzarli con le vostre iniziali, con quello che vi pare. Mi pare che il massimo siano 3 lettere quello che vi fanno fare. Potete scegliere la dimensione, questa è la media, se no c'è più grande che però mi sembrava un po' insomma megalomane, se no c'era più piccola che però mi sembrava troppo piccola. Potete scegliere di mettere il punto o non punto, io ho anche la borsa col punto quindi mi piaceva continuare questa tradizione e il colore anche potete scegliere, però diciamo che io lo prendo sempre dorato perché anche l'hardware è dorato e quindi insomma altri colori mi sarebbe sembrato un po' strano, però quelli sono gusti ovviamente. Come potete vedere al centro ci sono appunto questi anellini che sono minuscoli. E da quanto mi pare di ricordare, ma non lo farò adesso perché non voglio vedere se ho capito, devo premere qui per far aprire gli anelli, non li devo tirare, ecco. E quindi questo. Ah, e poi dimenticavo, qui c'è lo spazio, cioè si vede, per una eventuale penna, che però devo cercare perché una fessura così piccola, io non ho penne così piccole, quindi ne devo trovare una da agenda piccola così, ma la comprerò insomma da Vertecchia a 2 euro, quello che sarà. Comunque. Allora, vi spiego un po' come funziona, perché effettivamente se ci fate caso questi fogli sono un po' pochini. Sono un po' pochini perché queste agende vanno a trimestri, cioè vi danno la divisione in trimestri dell'anno, nel senso che questi sono 3 mesi. Qua dentro ci sono altri 3 plichi, diciamo, 3 plichetti di fogli con gli altri mesi. Quindi questi sono i primi 3 mesi, poi ce n'è un altro con altri 3 mesi, altri 3 mesi, altri 3 mesi, in modo insomma da finire chiaramente l'anno. Cambia sempre, diciamo, la fantasia, quindi quella di quest'anno è incentrata sul viaggio, come potete vedere ed è molto carina, però cambia ogni anno perché io so da persone che ce l'hanno che è sempre molto diversa.
Ve la faccio un pochino vedere, è bellissima. Secondo me Louis Vuitton si sta molto, diciamo, modernizzando e sta andando verso uno stile che è classico, ma al tempo stesso molto, molto, molto moderno e molto attuale. Faccio vedere, ecco. Ovviamente queste sono pagine che userò in altro modo perché ovviamente dicembre è finito. È un'azienda giornaliera, c'era anche la possibilità di prendere i ricambi settimanali, però io volevo comunque dei fogli che fossero grandi, questo secondo me è il giusto spazio per poter scrivere e sono fatti appunto in questo modo e poi chiaramente come sempre ci sono il sabato e la domenica che sono un po' più piccini, come potete vedere. Ok, qua direi che vi ho fatto vedere tutto, vi faccio vedere anche cosa conteneva quest'altro pacco giusto per essere seri, ok? Mamma mia, a me queste scatole mi fanno morire, vi giuro. Qui c'era questo, che è il ricambio che ho appunto preso. Se voi andate semplicemente a ricomprare i ricambi, vi danno questa scatola con questa scatolina. Quindi agenda 2020. Si apre da qua. Ok. Ok, e come potete vedere, qui c'è scritto secondo trimestre, terzo, quarto, quindi quelli che sono già qua dentro sono da gennaio a marzo, poi da marzo e così via, insomma per tutto l'anno e dovrebbero avere ovviamente la stessa trama, ma ovviamente ogni mese diverso e eccetera. Quindi questi li metto a posto perché tanto ovviamente per un po' non dovrò utilizzarli. Diciamo che questa cosa di dividere in 3 mesi da una parte è un po' un limite, perché chiaramente se io ho un appuntamento tra 6 mesi non lo posso andare a scrivere. Dall'altra però è anche vero che insomma è difficile che uno scriva da adesso un appuntamento tra 6 mesi, quindi diciamo che l'importante è che almeno 3 mesi insomma ci riesca a scrivere. Quindi, in realtà volevo un pochino metterci delle cose con voi e poi però vi farò un video, diciamo, specifico anche per dirvi che cosa ne penso, perché comunque avendo un costo alto, se qualcuno di voi magari è interessato a saperne di più e magari vuole sapere una mia opinione, se io la riacquisterei, magari possiamo fare che tra un mesetto vi faccio un video, di cosa ne penso, come la uso, com'è all'interno e la usiamo un po' insieme. Innanzitutto ho preso questi due che sono il mio biglietto da visita di Imea. E questo qui che mi hanno dato da Sephora prima di Natale. E diciamo che questa parte la potrei e vorrei utilizzare come un portafoglio. Quindi qua vabbè metto questo, ma semplicemente perché è. Dove lo metto? Qua? Sì. È di buon auspicio, diciamo, mi piace, me la fa sentire un po' più mia, molto più personalizzata, anche se non è che si veda un granché, perché. Quanto va in dentro? Ok, così. Se mi deve servire, non lo so, vedremo. E poi questo invece perché mi può essere utile, visto che nel portafoglio è già pieno di 1000 carte, di 1000 negozi a cui sono abbonata, quantomeno qua ce l'ho sempre dietro perché questa conto di portarmela sempre in borsa e però insomma non ce l'ho nel portafoglio che mi impiccia un po'. Vi dico già che avrei voluto metterci alcune di queste foderine che avevo nella Filofax, ma ovviamente sono di una misura sbagliata, quindi le dovrò andare a ricomprare, però ecco per farvi capire sicuramente vorrò comprare alcune di queste che sono iper utili, ovviamente di questa misura e poterci mettere insomma delle cose, anche se forse se la taglio, no. No, mi sa che non va comunque bene. Oddio, forse non lo so, posso provare a fare un esperimento magari. La taglio così e la metto così. Però è troppo larga, non lo so. Comunque adesso valuterò e vedrò. Era chiaro che mi sarei dimenticata qualcosa, quindi ne approfitto per farvi questa ripresa super veloce, perché sinceramente non ce la faccio a riposizionare tutte le softbox dopo averle levate. Vi faccio vedere cosa c'è qui, perché prima chiaramente mi sono dimenticata. È una cosa molto semplice, proprio da pochi secondi, quindi ne approfitto qui. Sono degli sticker che ho trovato nel plico. Onestamente non so se ci sono anche negli altri, perché appunto avendone aperto solo uno, non lo so, però ecco ci sono degli sticker, come potete vedere, bellissimi, con dei disegni veramente bellissimi che chiaramente richiamano tutto il design di questi fogli. E niente, diciamo che non avendola mai vista dal vivo, cioè l'ho vista dal vivo non mai nelle mie mani, diciamo per poterci fare degli esperimenti, perché vi ripeto, quando l'ho cercata in negozio non c'era più, quindi non l'ho mai vista prima di comprarla online, ho un po' fatto male i calcoli su alcune cose che avevo nella mia scatola delle meraviglie della roba di cartopazia e di fatto devo capire che cosa metterci, quindi è inutile che sto qui a, diciamo, a impiastricciarla, a fare danni che tanto ancora appunto non ho deciso. Quello che è certo è che devo comprare
comprare una nuova penna e devo comprare delle foderine. Comunque anche da fuori è molto carina questo giallo che emerge dei fogli. Diciamo è stato un investimento a lungo termine perché è evidente che questo mi farà comprare molte meno agende perché questa durerà per sempre, essendo anche di un buon materiale, ovviamente questa è praticamente eterna. So che forse vi aspettavate proprio un video sull'agenda, ma non temete, quello arriverà. Però mi faceva piacere anche fare un unboxing perché a me, ripeto, questi video piacciono. Vedrò se a voi piacerà, altrimenti non ne farò più. Insomma, sarà stato solo un esperimento. Però mi faceva piacere mostrarvela. Così da domani finalmente potrò utilizzarla. Non sapete da quanto l'aspettassi, è veramente bellissima. Adoro. Nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero vi abbia tenuto compagnia, vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere se vi piace, se ce l'avete, qual è la vostra agenda di quest'anno. Anzi, ditemi qual è la vostra agenda di quest'anno qui sotto nei commenti, che sono molto curiosa. Vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!